mister vuole fare un'analisi lei a questo punto di vista, visto che non ci sono. No, tipo, sono stato per non ho bisogno di fare l'analisi, è un buon punto per voi questo, no? Punti sul sedere. Partita molto maschio, comunque molto spigolosa. Partita, si viene in uno stadio così a giocare, bisogna aspettarsi la partita giusta, la partita maschia, come hai detto tu giustamente, ci sta, è giusto così. Non ci si lamenta quando sono le partite maschie, bisogna reggere il colpo che è diverso. Grazie. Nel primo tempo l'avete retto meglio, il secondo avete fatto un po' più fatica a uscire, a creare anche voi, nel primo tempo avete creato delle buone occasioni, il secondo avete fatto un po' più di fatica. Sì, sì, effettivamente loro hanno premuto molto e abbiamo fatto un po' di fatica, infatti siamo stati costretti anche a cambiare modulo per cercare di fare qualcosa di meglio. Non è stata una gran partita, non è che abbia tanto da dire, una partita che non mi è piaciuta. Cosa è mancato da Festina oggi per portare a casa il vittoria? Che è la principale. Che e a voi cosa è mancato? Eh? A voi cosa è mancato? Noi dobbiamo ancora crescere, no? Non siamo una squadra di livello assoluto ancora. Ancora queste partite ci mancano, siamo ancora un po' troppo ingenui, un po' troppo semplici anche nelle cose che facciamo, ancora in certe situazioni non le sappiamo leggere, non sappiamo passare vicino all'arbitro e rompere le scatole dal primo minuto come hanno fatto loro, non sappiamo fare queste cose qua, siamo ancora piuttosto ingenui, quindi siamo ancora in fase di crescita. In questo momento, da questo punto di vista, non posso dire niente, abbiamo fatto una grande corsa, però sinceramente non sono contentissimo della partita. Insomma, possiamo fare molto meglio di così. Un commento per le decisioni arbitrali? No, credo che è quello che non ha pagato, se la Triestina ha protestato durante la partita, non ha pagato. Però. Secondo me ancora dietro queste cose qua d'accordo, io dico la mia, io non discuto né da una parte né dall'altra. Secondo me l'arbitro invece in certi frangenti ha anche detto bene la confusione che c'era, dopo può leggere meglio o peggio alcune situazioni, è normale in qualunque partita, non solo in questa. Non è capitato di avere un rigore incredibile contro e un rigore incredibile a favore, ma sono d'accordo, solo le Cristina gli è sempre contro. Noi ci lamentiamo. Questa è la storia dei perdenti. Sì, ma noi siamo perdenti. L'ho detto, e l'ha detto lei. Secondo me non bisogna lamentarsi, perché l'arbitro può fare degli errori e probabilmente ne ha fatti. Sarà la decima partita consecutiva, ci hanno annullato il gol. Lei pensa veramente che il problema della Triestina sia il rigore di Milano? Ma sa, noi facciamo tanti pareggi in casa. Si annullano del gol. Ma secondo lei, abbia pazienza, perché io sono un poveraccio, vengo dal basso. Ma secondo lei, se una squadra viene a giocare a Trieste, stadio pubblico, posso finire lì, società importante, ma secondo lei, se l'arbitro dovesse tirare da qualche parte, ma dove tira? Invece l'arbitro sbaglia perché probabilmente fa degli errori. Comunque io ho risposto alla domanda. Sì, ma non deve tirare l'arbitro. Ma infatti è quello che fa, quindi fa un errore da una parte o dall'altra, basta che è proprio questo il discorso. Se dovesse fare usato il condizionale, sì. Non lo fa. Altro? Grazie. Allora, mister, grazie.